Buonasera a tutti, grazie e ben ritrovati qui da Luigi Rannella. Sono qui nella luxury ed esclusiva atmosfera del Comune Mugnano di Napoli, una struttura importantissima e non poteva essere che così, perché dobbiamo accogliere tra poco il noto soprano Angela Brotta. Naturalmente parlo di un soprano importantissimo perché è molto noto nel mondo della lirica e ha cantato in tutti i teatri nazionali e internazionali, raccogliendo sempre il consenso di sia del pubblico che da parte della critica. Signore e signori, tra poco è con noi Angela Brotta. Buonasera signora Brotta, è un onore averla qui con noi questa sera, sempre bella e sempre elegantissima. Gentilissima. Tra poco ci spostiamo nella saletta del Blue Moon, dove parleremo un po' della sua straordinaria carriera. Con la signora Brotta in questo meraviglioso e caloroso salotto. Signora Brotta, gentilmente possiamo avere un gelato per la signora? Ci trattiamo un attimo. Grazie molte. Allora, signora Brotta, ci racconti un po' della sua carriera, della sua carriera artistica che è stata lunghissima, intensa. Tantissimo, perché mio padre mi fece partecipare a un concorso per giovani cantanti musici, io non volevo partecipare, invece lui disse che ero in grado e avevo soltanto 17 anni e mezzo. Ed assieme a Mariella De Viglia, che è diventata poi a livello internazionale molto conosciuta, vincemmo a Palermo e quindi ho cantato per la prima volta in vita mia al Teatro Massimo di Palermo. Ma lei allora è abituata a vincere, signora, perché vince il premio 8 milioni, ha vinto quando era ragazza, veramente è abituata a vincere, poi ha lavorato veramente in tutti i teatri più importanti, ha duettato con tanti tenori del suo calibro. Angela, allora, oltre ad essere premiato tu questa sera, sarà premiato sempre con l'aiuto del nostro carissimo amico Peppe Nardelli, anche il maestro Gennaro Benvenuto, che ti accompagna sempre in tutti i concerti, si occupa sempre delle musiche, ti accompagna anche sempre nei concerti. Peppe, vieni, accompagnaci, facci sempre compagnia. Chiedo scusa, volevo sapere anche per coloro che ci seguono, che vedranno nella nostra intervista, come nasce la sua collaborazione con il soprano Brotta? Ma in verità è stato tutto, diciamo, improvvisato, perché infatti ero anche un po' scettico nel potermi affacciare in questa avventura che è stata almeno una scalata peggio dell'Everest. Potrei dire, forse sto dicendo un po', però comunque la posizione è abbastanza impegnativa, quindi ci siamo stati affiatati benissimo, benissimo. Siamo riusciti a scalare questa montagna, diciamo. Sottolineiamo sempre. Devo consegnare il premio. Sì, Peppe, consegnalo, Peppe. Siamo tutti emozionati, consegnalo. Dobbiamo sempre ricordare che questo premio 8 milioni è voluto, è pensato, è ideato sempre da Bruno Mancini, dal maestro Mancini. Anche il regista di questo video, che ha collaborato molto poco sempre con la signora Brotta, a Antonio Geremia. Ecco Antonio. Stato un grande. È un piacere lavorare sempre con voi. Antonio è un grande. Grazie. Peppe, vieni. Ecco Peppe, facciamo aggiungere qualche... E allora, valutazione a Peppe. È piacere, quindi sempre la sezione video, il premio.
Antonio Geremia, al di là di essere un amico, è un artista anche lui a 360 gradi. Grazie. Consegno questo premio con grande piacere. E ancora complimenti. A questo punto devo svelare a lei, signora Angela, che è stata premiata, ha avuto un premio, quindi noi da qui ci dobbiamo spostare, dobbiamo raggiungere di nuovo la prima location, la scala magica del volume, perché lei è stata premiata ed è la prima donna ad essere premiata con un premio tanto di loro. E con enorme piacere ti invito a colui che premierà. Prego di raggiungermi Peppe Nardelli, impegnato tra l'altro in questi giorni con la carinissima trasmissione Casa Bagaria. Allora Peppe, eccolo, bellissimo sempre. Grazie, buonasera. E premerà la signora Brota. Sono onorato di poter presentare un artista di questo canto. Una grande, grande voce, grande persona, grande artista. Si sente gentilissimo, anche tu sei una persona straordinaria, un artista straordinario, hai una voce bellissima. Grazie. Allora, premio 8 milioni al soprano Angela Brota. Però abbiamo anche un omaggio floreale per lei, ecco delle rose che portano i nostri ragazzi, vissero a mangiarla. Grazie, queste rose sono meravigliose e profumatiste, se sei profumo davvero meraviglioso, queste rose belle e splendide come me. E meritano tutti queste rose, soprattutto tu, i collaboratori. Eccoci qua, grazie a tutti di cuore, un saluto particolare a Patrizia Rossi e Giuseppe Romano che ci hanno accolto con calore ed entusiasmo, ci hanno ospitato in questa meravigliosa struttura di Blue Moon, un saluto a tutti da Luigi Vannella e vi auguro un proseguimento di serata.